Sindaco, oggi inizia un percorso nuovo, cioè la costruzione vera del piano strategico metropolitano. Che cosa vi aspettate da questo piano? Sì, è davvero un percorso nuovo da questo piano strategico metropolitano. Ecco, da quanto presentato dal sindaco della città metropolitana ai comuni, ecco, di mettere su un'idea progettuale che tenga insieme tutti i comuni con un'idea progettuale. Noi stiamo immaginando, ecco, per quanto riguarda le scuole, la messa in sicurezza delle scuole, per quanto riguarda la cultura, poi per quanto riguarda il verde, il parco urbano del comune di San Sebastiano, lo vogliamo, ecco, inserire all'interno anche dello sport, di metterci su delle piste di pattinaggio per i bambini per poterla far fruire meglio il parco urbano stesso. Lo vogliamo pure immaginare di creare una sala teatrale, un cinema, un qualcosa che possa, ecco, essere complementare di tanti servizi che il comune di San Sebastiano ha. Ecco, un'altra domanda, c'è stato in questi mesi scarsa partecipazione dei sindaci al lavoro della città metropolitana, con il piano strategico pensa che possa essere recuperata questa collaborazione? Io penso proprio di sì, ma a parte tutto io penso che già una collaborazione massima già ci sta già da oggi con la città metropolitana, perché abbiamo ricevuto dei finanziamenti per quanto riguarda il verde, per quanto riguarda dei progetti che i comuni hanno elaborato e hanno ricevuto dei finanziamenti. Il comune di San Sebastiano ha ricevuto dei finanziamenti dalla città metropolitana, che ringraziamo ancora oggi i consiglieri metropolitani e il sindaco della città metropolitana. Abbiamo avuto finanziamenti per il verde, finanziamenti per l'ambiente, altri finanziamenti pure per quanto riguarda, come dicevo prima, il teatro, per i teatri delle scuole che abbiamo a San Sebastiano.